Se pensi che la natura selvaggia sia l'unica cosa che le montagne possono offrire, aspetta di sentire parlare di queste scoperte apparentemente fuori posto. Dai bizzarri fenomeni naturali a luoghi infestati, ecco 10 delle cose più strane trovate in montagna. Numero 10. La sorgente intermittente. Situata vicino ad Afton, Wyoming, ai piedi di una montagna aspra, è un esempio impressionante della complessità della natura. Conosciuta anche come sorgente ritmica o sorgente che respira, questa massa d'acqua è unica nel suo genere, fluendo e cessando il flusso per 15 minuti. La sua esistenza è spiegata dall'effetto sifone. L'acqua sotterranea affluisce in una caverna sotterranea, riempiendo un tubo stretto. Quando l'acqua raggiunge un certo livello, si attiva l'effetto sifone, aspirando l'acqua dalla caverna e facendo fluire la sorgente. Durante il periodo estivo e autunnale, quando i livelli delle acque sotterranee sono più bassi, il comportamento della sorgente è particolarmente evidente, con un ciclo di flusso di circa 18 minuti seguito da una pausa di 15 minuti. Questo fenomeno naturale, scoperto nel 1989 da Archibald Gardner, continua a suscitare meraviglia e interesse per la sua regolarità e bellezza intrinseche. Numero 9. Spada vichinga norvegese. Nel 2017, durante un'escursione in Norvegia, dei cacciatori di renne rimasero sorpresi nel trovare un oggetto storico straordinariamente ben conservato, una spada vichinga che potrebbe risalire a circa 1200 anni fa. La spada, scoperta da Dina Rambach, una cacciatrice di renne, è datata tra l'850 e il 950 d.C., durante l'epoca in cui i vichinghi navigavano nei mari e le loro gesta diventavano leggenda. Nonostante l'età avanzata, l'arma era sorprendentemente intatta, sebbene la lama mostrasse segni di ruggine, mentre materiali organici come cinghie di cuoio e ornamenti di osso e legno erano decaduti nel tempo. È stato particolarmente curioso come la spada fosse rimasta incastrata tra due rocce, conservando la sua forma nonostante la corrosione. Il clima freddo e la bassa pressione atmosferica sulle montagne hanno probabilmente contribuito alla sua conservazione. Dopo la scoperta, i ricercatori e un archeologo locale tornarono sul sito per esplorare ulteriormente, ma non trovarono altri manufatti di rilievo sulla superficie della montagna. Numero 8. Cervello dell'età del bronzo. Nel 2017, durante un'indagine nella collina di Seydemor in Turchia, gli archeologi fecero una scoperta straordinaria: tessuto cerebrale ben conservato. Ciò avvenne a seguito di un terremoto che intrappolò gli abitanti sotto le macerie, seguito da un incendio che consumò tutto l'ossigeno nella regione, preservando il cervello sebbene fosse stato essiccato dalla bollitura. La particolare composizione del terreno, ricco di potassio, magnesio e alluminio, contribuì alla conservazione di materiale umano. Questo ritrovamento eccezionale ha attirato l'attenzione globale, poiché il tessuto cerebrale è notoriamente difficile da preservare a causa della sua rapida degenerazione post-mortem dovuta agli enzimi e alle cellule presenti. L'inaspettata scoperta ha stimolato gli archeologi a esaminare più attentamente la zona, sperando di trovare altri tesori antichi. Attualmente, il tessuto viene studiato per fornire insight sulle condizioni di salute delle persone che vivevano nella regione 4.000 anni fa. Numero 7. L'eremita di pietra del Nicaragua. Quest'uomo straordinario ha scelto di vivere nelle tranquille montagne del Nicaragua e dedicare le sue giornate alla scultura, creando opere direttamente sulla montagna stessa. Nato il 17 ottobre 1944 in un villaggio vicino a Estelí, Alberto è sempre stato affascinato dalla natura circostante. A 33 anni, durante i tempi tumultuosi della guerra in Nicaragua, ha deciso di realizzare un sogno infantile: scolpire una montagna, visione che aveva avuto fin da bambino. Questo lo ha portato alla montagna El Alacate, sopra la riserva di Tisse Estanzuela, dove ha riconosciuto la roccia descritta nella sua visione. Ha lasciato tutto alle spalle per costruire una capanna di legno in montagna, vivendo senza acqua corrente o elettricità. Iniziò a scolpire la roccia, creando opere con elementi come elefanti e ghepardi, grazie al suo stile di vita isolato. Numero 6. Tomba di 5.400 anni. Nel 2023,
archeologi nel sud della Spagna hanno scoperto una tomba che risale a oltre 5.400 anni fa. Questo sito, conosciuto come Piedras Blancas, si trova vicino a una solitaria montagna prominente nella regione. La tomba non è famosa solo per la sua conservazione, ma anche perché è perfettamente allineata con il sorgere del sole al solstizio d'estate, chiamato anche luce domestica. Ogni anno, il 21 giugno, i raggi del sole creano un suggestivo gioco di ombre e luci su una pietra all'interno della tomba, simile all'effetto osservato a Newgrange in Irlanda. Questo sito evidenzia quanto i popoli neolitici fossero incredibilmente avanzati nella comprensione dell'astronomia, molto più di quanto si pensasse in precedenza. Numero 5. Moneta romana antica. Nel 2020, un escursionista nelle Alpi svizzere ha trovato una moneta romana antica, suscitando l'interesse degli archeologi che hanno avviato scavi tra il monte Amerton Horn e il monte Wildstrubel, a 2.600 metri di altitudine. Durante gli scavi sono stati scoperti altri reperti come anelli d'oro e frammenti di una lastra votiva a forma di foglia, rivelando che il sito era un luogo sacro, forse un antico santuario dove le persone lasciavano monete romane e cristalli di rocca come offerte votive. Questa pratica sembra essere durata per secoli, coprendo un periodo che va dal I al V secolo d.C., testimonianza dell'importanza continua del sito durante l'Impero romano. La scelta di posizionare il santuario in alta montagna suggerisce che la sua ubicazione potesse essere influenzata non solo dalla bellezza naturale, ma anche dalla disponibilità di risorse come i cristalli di rocca. Numero 4. Sandalo dell'età del ferro. Nelle remote e selvagge montagne della Norvegia, un escursionista ha fatto una scoperta sorprendente nel 2009, un sandalo datato circa 1700 anni, risalente all'età del ferro. Il calzare antico è stato trovato su un valico di montagna ad alta quota, suggerendo che l'area fosse utilizzata come via di viaggio molti secoli fa. Sebbene questa scoperta possa far immaginare un turista romano viaggiatore nel tempo, impreparato al clima nordico, gli esperti ritengono che chi indossava originariamente questi sandali fosse abile nel navigare in questi terreni difficili. È probabile che gli antichi utilizzatori aggiungessero isolamento extra con pezzi di tessuto o pelle animale. Questo ritrovamento parte di un quadro più ampio che rivela una rete di antichi sentieri di montagna colleganti l'interno della Norvegia alla costa, utilizzati dal II secolo d.C. fino alla fine del IX secolo. La presenza di letame di cavallo risalente all'epoca vichinga e altri manufatti indica un'intensa attività in quest'area durante quel periodo storico. Numero 3. Grotte di Guiyazhou. Nel distretto di Yanqing, Pechino, Cina, si trova un sito storico noto come le Grotte di Guiyazhou, scoperte nel 1984 durante un rilevamento dei reperti culturali. Queste grotte sono una complessa rete di oltre 350 camere scavate nelle rocce del monte Tianhuang, che si estende lungo le pendici settentrionali, meridionali ed orientali, e include circa 117 grotte. Questo paesaggio ricorda una struttura a nido d'ape, incisa sulle montagne. Le grotte si distinguono per la loro precisione e cura nel design, ciascuna con tre stanze, tra cui abitazioni e magazzini, alcune a due piani con scale e ponti di pietra finemente intagliati. Le stanze variano per dimensione, con la più grande che raggiunge i 20 metri di lunghezza. Il sito include arredi scolpiti nella roccia e un sofisticato sistema di drenaggio e raccolta dell'acqua, indicando un avanzato livello di ingegneria. Numero 2. Il più antico insediamento umano ad alta quota. Nelle remote e fredde zone delle Ande peruviane, gli archeologi hanno trovato qualcosa di straordinario, il più antico insediamento umano ad alta quota conosciuto, risalente a circa 12.000 anni fa, è situato a quasi 4.500 metri sopra livello del mare. Immagina esseri umani dell'età glaciale, affrontare temperature rigide, bassi livelli di ossigeno e condizioni climatiche difficili, stabilendosi in un rifugio roccioso con soffitti e pareti coperti di fuliggine e decorati con arte rupestre. Hanno lasciato dietro di sé punte di freccia, strumenti di pietra e ossa di grandi mammiferi. Questa scoperta mette in discussione la nostra comprensione dell'adattamento dei primi esseri umani agli ambienti estremi,
dimostrando che gli esseri umani vivevano e prosperavano ad alte altitudini molto prima di quanto precedentemente pensato. Numero 1. Le grotte Majishan. Nel distretto di Maiji della città di Tanshui, nella provincia di Gansu, Cina, si trovano i mausolei di Majishan Grados, un complesso di grotte buddiste incise nella base rocciosa della montagna Maiji. Questo sito storico risale al periodo della dinastia Qin, 384-417 d.C., e comprende 221 grotte decorate con oltre 10.632 sculture in argilla e 1.300 metri quadrati di affreschi. Le figure, che vanno da enormi a minutamente dettagliate, rappresentano l'evoluzione dell'arte della scultura in argilla in Cina attraverso i secoli. Tra le caratteristiche più celebri vi è la posizione sul ripido pendio della montagna Maiji, con la Grotta 4, conosciuta come il Padiglione dei Sette Buddha, che ospita un'enorme sala legata all'ore buddista. I grotteschi sono divisi tra gli scogli occidentali e orientali e offrono un'esperienza emozionante grazie alle passerelle di legno sospese che collegano le grotte e alle straordinarie vedute panoramiche, rendendo la visita un'immersione unica nella storia e nell'arte della Cina antica. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!